Ciao a tutti, come state? Allora, oggi vi propongo una nuova lezione, spero sia di vostro gradimento, spero che sentiate bene la voce, spero che i camionini non si mettano ad abbaiare, come fanno loro solito, visto che siamo tutti in terrazza a goderci un po' di sole. Mi mancate, ormai è scontato, ci manchiamo tutti. E quindi bando alle ciance, iniziamo con la nostra pratica. Allora ci prepariamo, talloni al bacino, ginocchio aperto all'esterno. Ci aiutiamo con le mani ad aprire un po' i glutei per sentire bene la spinta degli ischi a terra, le spalle si allontanano dalle orecchie, i gomiti incorniciano bene il tronco, indice pollice a contatto in appoggio sopra le ginocchia, iniziamo a chiudere gli occhi e a connettere il respiro con il corpo. Rilassiamo i tratti del viso, la fronte, il contorno degli occhi. Le labbra si aprono appena appena di modo da lasciare spazio all'interno delle mandibole, le guance sono pesanti. Fino a mai le orecchie si fanno pesanti e cadono verso terra. Il nostro respiro è spontaneo, naturale. E ad ogni inspiro espandiamo il torace, riempiendo l'addome di aria. E in espiro svuotiamo completamente l'addome, l'ombelico rientra verso la colonna vertebrale. Inspirazioni profonde, prendiamo nuovo prana, nuova energia. E in espiro lasciamo andare i pensieri, le preoccupazioni. Inspiro, espando il torace, levo la colonna vertebrale verso l'alto e riempio l'addome di aria. Espiro, svuoto l'addome, l'ombelico rientra verso la colonna vertebrale, ma non crollo e sento bene il radicamento dei glutei. Ripuliamo lo schermo mentale da tutti i pensieri che affollano la nostra mente, ci concentriamo sul momento attuale, l'ora è qui, lasciando fuori dai nostri pensieri, lasciando fuori tutto quello che ci frulla per la testa. Creiamo quel vuoto fertile necessario alla pratica, dove potremo metterci un sankalpa, un seme. Può essere un ricordo felice, un'intenzione che vogliamo mettere nella nostra pratica o semplicemente una coccola per noi stessi. Propongo un piccolo mudra, portiamo le mani di fronte al petto, con le mani che si agganciano, un pollice rimane su, un pollice rimane giù. Proprio di fronte al cuore, al petto. Le mani tirano indietro ma le spalle sono rilassate. Questo è il mudra di Ganesha, che è il dio dell'abbondanza, sia emotiva che stiamo passando tutto, sia emotiva che materiale. Può essere un ottimo gesto per aiutarci a superare i momenti difficili. E piano piano cambiamo l'intreccio delle mani, le dita si intrecciano, i pollici rimangono liberi, uno sopra, uno sotto, spalle lontane dalle orecchie, proprio di fronte al petto. E una mano tira in una direzione, l'altra nell'altra. Con il prossimo inspiro apriamo le braccia lateralmente con i palmi delle mani rivolte verso l'alto, lo sguardo va leggermente verso l'alto. Espirando chiudiamo le mani al di sopra della linea della testa. Un inspiro profondo fa scivolare le mani al centro del petto e in inspiro ci salutiamo. Namaste, benvenuti. Srotoliamo piano piano la colonna vertebrale, l'ultima che sale è la testa. Mani in appoggio sopra le ginocchia, circonvoluzioni con il capo, disegno dei cerchi con il naso, inspirando guardo verso l'alto, nell'espiro abbandono la testa e guardo in basso, inspiro guardo su ed espiro guardo giù, muovo un po' anche le spalle, il busto, il bacino, in modo da sciogliere bene tutto, il movimento è lento, fluido, sempre con l'aiuto del respiro. Ancora tre.
Ancora due. L'ultimo giro completo e poi facciamo la stessa circonduzione con il capo dall'altra parte. Inspiro, guardo in alto, inspiro, guardo in basso, con la testa e guardo l'ombelico. Inspiro su, ed espiro su, giù. Posso decidere di tenere gli occhi aperti se sento che mi gira un po' la testa, o chiuderli se non ho nessuna difficoltà. 5, 6, 7, e l'ultimo, 8. Rientriamo centrali con il viso. Disegneremo con la mano sinistra un 8 in orizzontale in avanti, muovendo bene la spalla. E 2, e 3. Non statevi a pensare troppo come viene l'8, è proprio un modo per mobilizzare bene la spalla. 6, 7 e l'ultimo, 8. Lo facciamo con la destra, sempre in orizzontale in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Appoggiamo le mani di fronte alle ginocchia, oscillando avanti, a destra e a sinistra con il bacino. Distendo le braccia, cammino in avanti, rilasso la testa, rilasso il busto a terra. Le mani continuano a camminare in avanti, i glutei spingono verso terra. Continuo a oscillare a destra e a sinistra, morbido e rilassato, creando un po' di spazio all'interno delle anche. Ancora 3, ancora 2 e ancora 1. Piano piano, sviluppiamo la colonna vertebrale, l'ultima che sale è la testa. Distendiamo le gambe in avanti, sottoviamo la schiena a terra, portiamo le ginocchia al petto. Vediamo se mi vedete. Sì. Bene, da qua in inspiro apro le ginocchia esternamente ed espirando le riporto verso il centro, mi aiuto con le mani, inspiro, apro ed espiro, chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, mani vicine ai glutei, radicate bene a terra tutte e 5 le dita, movimento bicicletta in avanti, dita di piedi ben aperte, 1, il tratto lombare, ragazza, rimane a terra, distendete bene quelle gambe, dovreste sentire lavorare l'addominale. 4, 5, 6, 7 e 8. Portiamo i piedi a terra, l'ampiezza del bacino, braccia lungo le spalle. Da qua inspiro e nell'espiro cadrò a destra. Inspiro, rientro al centro e poi cado a sinistra. Inspiro qua ed espiro, cado 3. 4, 5, 6, 7 e 8. Distendiamo le braccia, le gambe verso l'alto e portiamo con il piede a ballerina, le gambe le apriamo lateralmente. Inspiro, rientro, piede a martello. Espiro, piede a ballerina. Inspiro, rientro al centro, piede a martello. Continua con il movimento. In ed es, ritorno, in, piede a ballerina, es, piede a martello, ancora 3, in ed es, ancora 2, in ed es, ancora 1 e rientro con le gambe al centro, piede a martello, distendo le braccia lunghe dietro la linea della testa, inspiro a terra, nell'espiro proverò ad andare a toccarmi le punte dei piedi. E rientro, inspiro, espiro, provo a toccare le punte dei piedi, espiro, rientro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e l'ultimo, 8, rientro a terra con la schiena, ginocchia al petto, circonduco, movimenti sempre più ampi, aiutatevi bene con le mani a stringere le ginocchia verso il petto, aprire esternamente, 3, inspiro, apro, espiro, chiudo, 4, 5, 6, 7 e 8, mani vicine ai glutei, tratto lombare a terra, movimento a bicicletta in avanti, dita dei piedi bene aperte. Oh, sentite bene l'addominale che lavora? Immagino proprio di sì. 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Piedi a terra, braccia lungo le spalle. Inspiro qua, espiro, cado a destra, inspiro al centro e poi cado a sinistra. E continuo. 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8. Distendo le gambe verso il cielo, piede a martello, inspiro, apro piede a ballerina, espiro, chiudo piede a martello, in piede a ballerina, es piede a martello, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, rientro con il piede a martello, gambe distese verso il soffitto, braccia lungo le linee delle spalle, inspiro a terra, nell'espiro tocco le punte dei piedi, 1, 2, 3, se fate fatica sentite molto il collo, potete anche portare le mani sotto al tratto cervicale, provare a salire con la testa e le spalle e poi ritornare giù. Ancora 3, ancora 2, ancora 1, ginocchia al petto, circonduco, movimenti sempre più ampi, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, mani vicine ai glutei, bicicletta in avanti, mi raccomando, l'addome che deve lavorare, ragazzi. Quindi distendete bene con le gambe, spingete bene il tratto lombare a terra, spingendo ovviamente il pube verso il naso. Ancora 3, ancora 2, ancora 1, piedi a terra, braccia lungo le spalle, destra e sinistra, 1, 2, inspiro al centro, espiro quando cado, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo 8, distendiamo le gambe in alto, piede a martello, inspiro, apro le gambe, piede a ballerina, espiro, piede a martello e rientro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo 8, rientro con i piedi centrali, braccia lungo la linea delle spalle o brani sotto la nuca a seconda di come mi sento il tratto lombare, inspiro a terra, espiro punte di piedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, oh, scuoto un attimo le gambe, slancio in avanti, intreccio le gambe e mi porto in quadrupedia. Sono uscita dall'inquadratura, perdono. Ciao, Ne, tutto bene? Oh, ci sistemiamo. Spalla in linea con il polso, ginocchia sotto la linea del bacino, piede puntato. Da qua cosa succede? Faccio 4 oscillazioni in avanti con le spalle. Inspiro qua, espiro, scendo 1. Gomiti stretti, scendo di meno piuttosto, ma mantengo sempre i gomiti molto stretti. Ancora 1 e rientro in quadrupedia. Facciamo il cambio. Passo da sotto, inspiro, salgo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rientriamo in quadrupedia. Da qua distendo indietro la gamba destra e la gamba sinistra, mi porto nella posizione della panca. Spalle in linea con il polso, sedere alto tanto quanto le spalle. Sguardo in mezzo alle mani, talloni che spingono indietro, pube che spinge in avanti. Giochino. Oscillerò con i piedi tutti e due verso sinistra e rientro al centro, inspiro. Espiro, vado a caricare tutto il peso a destra e rientro al centro e continuo. Espiro, inspiro, rientro. Espiro, inspiro, rientro. Ancora.
ancora un po', 4, 5, 6, 7 e l'ultimo, 8, rientriamo nella panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, stringo i gomiti, petto tra le mani, ora in avanti, in, salgo, cobra, punto i piedi, vado sulle ginocchia, allungo, cane testa in giù, fletto e distendo le gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, allungo bene nel cane, talloni a terra, si vedrà che punti in alto, scelle che ruotano verso il naso, inspiro, solleverò la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, caricando e avendo cura di mantenere la concentrazione su tutto quello che rimane a terra, proverò a portare la mano destra vicino al piede destro e rientro in avanti, appoggio il piede sinistro, inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello, ho cura di tutto quello che rimane a terra, mi concentro su quello, mano sinistra, piede sinistro. Il movimento, ragazzi, è fronte e retro, di modo da non perdere l'equilibrio. E continuo, in sinistra, allungo la mano, ed es, ritorno, in destra, mano sinistra, piede sinistro, e rientro, siamo a tre, continuo, inspiro, sollevo, movimento, fronte e retro, e scendo, espiro, destra, movimento fronte retro e rientro, ancora uno per gamba, sinistra, mano destra, piede destro e rientro, l'ultimo, sollevo la destra, mano sinistra, piede sinistro e rientro, cane testa in giù, allungo bene, in inspiro sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello, porto il piede destro tra le mani, ginocchio e caviglia in allineamento, da qua cosa succede? Inspiro, distendo il braccio destro e la spalla passerà sotto al ginocchio destro. Inspiro ed espiro, passo sotto. In ed es. 4, 5, 6, 7. L'ultimo e 8, riporto la mano destra all'esterno del piede destro, stacco il piede e allungo, cane testa in giù, due gambe, due regali, inspiro, sollevo il piede sinistro, salgo sulla punta del piede destro, piede sinistro tra le mani, ginocchio e caviglia in allineamento, inspiro, distendo il braccio sinistro, espiro, passo sotto, 1, 2, cercate proprio di fare il movimento passando sotto con la spalla, sensibilizzando bene anche quella. 5, 6, 7, l'ultimo, 8. Mano sinistra all'esterno del piede sinistro, allungo, distendo, cane testa in giù. Salgo sulle punte dei piedi, appoggio le ginocchia a terra, aperte tanto quanto il tappetino. Scendo con i glutei sui talloni, allungo i davanti del braccio e rilasso la testa. Posso anche un po' oscillare a destra e a sinistra. Piano piano sbatto la colonna vertebrale, l'ultima che sale è la testa. Polsi al contrario sulle cosce o circonduzione, come siete più comodi. Tutto bene, ragazzi? Secondo giro, secondo regalo, quadrupedia, spalla in linea con il polso, ginocchio sotto la linea dell'anca, oscillazioni con la spalla, solo 4, vado avanti, espiro, scendo, espiro, salgo, 1, gomiti stretti, 2, 3, e l'ultimo, 4, faccio il cambio, da sotto sopra, 1, espiro, scendo, espiro, salgo, 2, 3, e l'ultimo, 4, distendo la gamba destra e poi la sinistra, mi porto nella panca, vi ricordate? Ruoto con i piedi tutti a sinistra, questa volta proverò a srotolare il braccio destro e rientro al centro della panca, inspiro, srotolo, apro, espiro,
rientro, 3, 4, non vi affossate con la spalla, su bene il bacino, spingete bene spalla e polso sempre in linea, continuate, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, rientro nella panca, 8 appoggio chaturanga, giù, in, cobra, S, carica testa in giù, fletto e distendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, in inspiro sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello, mi concentro su tutto quello che rimane a terra, mano destra che va vicino al piede destro e rientro, cane testa in giù, faccio il cambio, in sollevo la destra, mano sinistra che cerca il piede sinistro e rientro, 3, inspiro sollevo, movimento fronte retro e rientro, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, 8, e rientro, cane testa in giù, allungo bene, inspiro, sollevo la gamba destra, fianco chiuso, piede a martello, salgo sulla punta del piede sinistro, piede destro tra le mani, ginocchio e caviglia in linea, spingo bene con il tallone sinistro indietro, il fianco sinistro chiude, la cresta iliaca guarda verso terra e avanti, inspiro, distendo il braccio destro, espiro, passo sotto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo 8, proviamo a rimanere sotto con il braccio destro, proviamo a distendere anche il braccio sinistro con le ali aperte lateralmente, mi raccomando, fianco sinistro chiuso, 3, 2, 1, mani a terra, allungo, inspiro, espiro, cane testa in giù. Oh, recupero un attimo il fiato, calmo il battito cardiaco, talloni che vanno verso terra, mani che spingono via il tappetino. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, punta del piede destro, piede sinistro tra le mani, ginocchia e caviglia in allineamento, state sui polpastrelli o su tutte e cinque le mani, spalla e polso sempre in linea, non buttate in avanti il gomito, mantenetelo sempre chiuso verso il ginocchio in questo caso. Inspiro, distendo il braccio sinistro, espiro, mi faccio spazio con la spalla e passo sotto, in ed es, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo 8, proviamo a rimanere sotto, braccio sinistro disteso, prova a distendere anche il destro, rimango 3, col sorriso, rimango 2, rimango 1, rientro, mani a terra, allungo, inspiro, passo lungo indietro con la gamba sinistra, cane testa in giù. Oh, allungo bene, ginocchia a terra, aperti tanto quanto il tappetino, glutei sui talloni, mani che camminano avanti, rilasso la testa. Oh. Calma il battito cardiaco, mi rilasso bene un attimo a terra. Piano piano sdoppio la colonna vertebrale, l'ultima che sale è la testa, mani al contrario sopra le cosce o circonduco i polsi in un senso o nell'altro con le cinque dita bene aperte. Io direi che siete caldi, quindi possiamo iniziare. Oh, da qua rientro, quadrupedia, 8 appoggi, scendo petto tra le mani, onna in avanti, in, cobra, S, cane testa in giù, fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto, cammino, piedi tra le mani,
Inspiro, allungo Ardha Uttanasana, caricate bene la punta dei piedi, la spalla è sotto, è in linea con le due dita a terra, testa rilassata. Fletto le ginocchia, srotolo, l'ultima che sale è la testa. Piedi aperti tanto quanto le vostre creste iliache, apro bene tutte e cinque le dita e le radico a terra. Inspiro, srotolo le braccia, salgo sulle punte dei piedi. Espiro, fletto le ginocchia, appoggio bene i talloni, distendo le braccia, Utkatasana, ginocchio in linea con la caviglia, retroversione del bacino. In inspiro porterò il ginocchio destro al petto, con il piede a martello, spalle che ruotano indietro. Porterò le mani sotto al ginocchio, e inspiro, distendo la gamba, ed espiro, la fletto. Distendo la gamba, ed estrito in due, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ultimo, otto, rientro, Utkatasana, sedia, in ginocchio sinistro al petto, spalle lontane dalle orecchie, piede a martello, mani sotto al ginocchio, inspiro, distendo, e respiro, ritorno, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, l'ultimo, otto, rientro, Utkatasana, sedia, espiro, petto sulle cosce, mani a terra, allungo in Ardha Uttanasana, fletto le ginocchia, salto, cammino, panca. Oh, da qua! Vado con il peso tutto sul laterale verso sinistra, srotolo il braccio e guardo verso l'alto. Proverò a portare il piede destro sopra il sinistro. Se fate fatica potete tenere il piede anche puntato avanti. L'importante è che spingete su bene il bacino. Rimango 3, rimango 2, rimango 1 e rientro. Panca. Ruoto tutto il peso sul bordo destro dei piedi. Inspiro. Srotolo il braccio, provo a portare il piede sinistro sopra il piede destro, su bene il bacino, spalle in linea con il polso. Ah, se faccio fatica, piedi in avanti. Rimango 3, rimango 2, rimango 1, rientro, panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani. Onda in avanti, inspiro, salgo, cobra, espiro, canna testa in giù. Ah, allungo bene. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, fianco chiuso, piede a martello. Oh, mi concentro su tutto quello che rimane a terra. Porto la mano destra vicino al piede destro e rimango per tre respiri. Tre, due e uno, rientro con la mano. Salgo sulla punta del piede destro, piede sinistro tra le mani. Oh, ginocchio e caviglia in allineamento, extra ruoto, il piede dietro, carico bene il bordo esterno del piede destro, mano sinistra all'interno del piede sinistro, spalla che spinge via il ginocchio, srotolo il braccio e apro. Oh, il giochino sarà questo, la spalla proverà a passare sotto e andare a prendere il fianco e poi rientro e punto il polpastrello, la mano, passo sotto e rientro con la mano, 3, e inspiro, rientro, 4, e inspiro, rientro, 5, inspiro, rientro, 6, e rientro, 7, e rientro, l'ultimo, 8, provo a rimanere sotto. Oh, arrivo al gluteo, arrivo al fianco, dove arrivo, arrivo. Mano destra che prova ad andare dietro la schiena a prendere la mano sinistra. Aprite bene il centro del petto. Guardate verso destra o verso l'alto dove il collo ve lo consente. 3, 2 e 1. Lascio l'aggancio, mano sinistra all'esterno del piede sinistro. Punto il piede dietro. Inspiro. Allungo, passo lungo indietro e rientro direttamente le canne
testa in giù. Oh, allungo bene. Inspiro, sollevo il piede destro, fianco chiuso, piede a martello. Mano sinistra che va a cercare il piede sinistro. Rimaniamo tre respiri. Tre. Se perdete l'equilibrio non succede niente. Concentratevi su quello che rimane a terra. Due. E uno. Mano sinistra in avanti. Piede destro tra le mani. S. Ginocchia e caviglia allineata. Extra ruoto, il piede dietro, carico bene il bordo esterno. Mano destra all'interno del piede destro. Spalle che spinge via ginocchio. Ginocchio che spinge verso la spalla. Srotolo il braccio sinistro. Guardo verso sinistra in alto. Giochino del giorno. Spalla destra che può passare sotto. Espiro. Inspiro, rientro. Due. E rientro. Tre. E rientro. Mi raccomando, voi continuate. Ho tutte e cinque le dita bene a terra. Se no sui polpastrelli. Se no il pugno. Ma mi raccomando, radicate sempre bene. Ancora due. Ancora uno. E rimango sotto. Provo con la mano sinistra ad andare a cercare la mano destra. E rimango lì. Non è importante arrivarci, l'importante è provare. Tre. Due. E uno. Mano destra all'esterno del piede destro. Punto il piede sinistro. Allungo in. Passo lungo indietro. Vado nella panca. Otto appoggi. Ginocchia a terra. Petto tra le mani. Onda. Collo del piede a terra, gluteo attivo, spalle indietro, in, S, carica testa in giù, fletto le ginocchia, guardo in mezzo alle mani, salto e cammino, piedi tra le mani, allungo, in, Ardha Uttanasana, fletto le ginocchia e srotolo, l'ultima che sale, è la testa. Tutti pronti? State bene? Mamma ragazzi, non sono più abituata a fare lezione, brutte cose. Piedi, sotto la linea delle creste iliache. Tutte e cinque le dita ben radicate a terra. Inspiro, tacco 12, salgo sulle punte dei piedi. Espiro, scendo. Utkatasana, fly, fai una brutta fine lì. Inspiro, ginocchio destro al petto. Cambiamo il movimento. Inspiro, aprirò il ginocchio destro verso destra. Inspiro, rientro e distendo la gamba. Espiro, inspiro, apro, mano sinistra sul fianco. Espiro, rientro, inspiro, allungo, ed espiro di rientro, in, apro, es, torno, in, allungo, es, fletto, in, apro, es, torno, in, allungo, es, rientro, ancora due, in, apro, es, rientro, in, allungo, S, fletto, l'ultimo, in, apro, S, rientro, in, allungo, S, fletto, e rientro, Utkatasana. Oh, è quasi piacevole la sedia dopo questi movimenti. Inspiro, ginocchio sinistro al petto, mano sinistra al ginocchio, mano destra sul fianco destro, inspiro, apro, espiro, rientro, in, allungo, S, rientro, in, apro lateralmente, S, rientro, in, allungo, S, fletto, in, apro, S, ritorno, in, allungo, S, rientro, ancora tre, in, apro, S, chiudo, in, allungo, S, rientro, in, apro, S, chiudo, in, allungo, S, rientro, l'ultimo, in, S, inspiro, ed S, espiro, rientro, Utkatasana, inspiro in posizione, inspiro, petto sulle cosce, mani a terra, allungo, inspiro, Ardha Uttanasana, passo lungo e indietro con le gambe, vado nella panca. Fly! Ti fa niente? Dai! Via! Da bravo! Oh! Dalla panca sposto tutto il peso
verso sinistra sui bordi esterni dei piedi, srotolo le braccia, inspiro, porto, ve lo faccio vedere sul laterale, porto il piede destro vicino al ginocchio, l'interno coscia, tanto in questa posizione non spinge, rimango 3, sube nel bacino, rimango 2, rimango 1, da qua cosa succede? Piede destro tra le mani, subito. Ah, oh, ci siete? Tutto a posto? Bene, ginocchio in linea con la caviglia. Extra ruota e piede dietro. Carico bene il bordo esterno del piede. Mano destra all'interno del piede destro. Spalla contro il ginocchio, ginocchio contro spalla. Srotolo il braccio. Guardo verso destra. Oh, la schiena è dritta. Il sedere è dentro, non sculate. Da qua passo con il braccio destro sotto il ginocchio e provo ad andare a cercare il fianco. Stessa cosa, la mano sinistra passa dietro e provo l'aggancio. Oh, rimango un attimo lì, mi godo la posizione. State, eh? Il gioco che dobbiamo fare adesso è questo. Porterò lo sguardo in avanti, vicino al piede, e proverò ad ammorbidire le ginocchia e a portare in avanti il piede sinistro. Come va? Mantenendo l'aggancio. Oh, appoggio il piede, provo a tornare indietro con un passo lungo indietro con la gamba sinistra. Apro bene, lo facciamo solo 3 volte. Ammorbidisco, piede in avanti e salgo un pochino sulla punta del piede destro. Ritorno indietro. Allontano bene, carico bene il bordo esterno. L'ultima volta, carico e porto avanti. Oh, rimaniamo un attimo lì. Sulla punta del piede destro. Proverò ad appoggiare il tallone. Inspiro, provo a salire sulla punta. Inspiro, scendo. Inspiro, provo a salire sulla punta. Ed espiro, scendo. In, salgo. S, scendo. L'ultimo, in, salgo. Ed S, scendo. Oh. Piano piano riporto indietro il piede sinistro per Baddha Parshva Konasana. Oh, srotolo le braccia. Mano destra all'esterno del piede destro. In, allungo. Passo lungo indietro, rientro nella panca. Oh, due parti, due regali. Ruoto i piedi verso destra. Srotolo il braccio sinistro. Guarderò verso sinistra. Provo a portare il piede sopra alla coscia, al ginocchio destro. E rimango lì. Rimango 3, sube nel bacino. Rimango 2, rimango 1. Piede sinistro tra le mani in avanti. Hop, ciao. Piede allineato con la caviglia. Extra moto il piede dietro, appoggio la mano sinistra all'interno, srotolo il braccio destro, guardo verso destra. Ah, spalla sinistra che passa sotto il ginocchio sinistro, vado a cercare l'aggancio. Rimango lì, non sculate, rimanete sempre centrali, caricate bene il bordo esterno del piede. Guardo in avanti, porto il piede destro in avanti. Oh, appoggio bene e provo a tornare indietro con i miei tempi. Anche se perdo un pochino l'aggancio, non succede niente, ci riprovo. Vado avanti. Oh, ed adesso torno indietro. Inspiro, vado avanti. Rimango. Sale. Da qua. Salgo sulla punta del piede sinistro. Espiro, scendo. In, salgo sulla punta ed es, scendo. In, punta, es, scendo. Ancora una volta. In, salgo sulla punta ed es, scendo. Oh, passo lungo con la gamba indietro, rientro per Baddha Parshva Konasana. Srotolo le braccia, punto in, le mani a terra. In, allungo. Passo lungo indietro con la gamba sinistra, panca. Otto appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani. Onda in avanti. In, cobra. S,
Calma testa in giù, allunga bene. Tallone che spinge a terra, sedere che punta in alto, addome attivo, ascelle che rotano verso il naso. Oh, porta le ginocchia a terra. Aperte quanto il tappetino, appoggio un attimo il bice sui talloni, mi allungo in avanti. Recupero il fiato. Che io ve lo dico, ma proviamo ancora una volta tutte insieme, ragazzi. Già. Quindi recuperate bene il fiato. Allungatevi bene. C'è l'ultimo passaggio di morte. E poi vi lascio rilassare. Ancora tre. Ancora due. Ancora uno. Rientro. Quadrupedia. Bel sorriso che vi contraddistingue. Togliete la fatica dal volto. Espiro, otto appoggi. Giù. Onda. In. Un bel cobra. S. Cana testa in giù. Flette le ginocchia, guardo in mezzo alle mani. Salto, cammino. Avanti. Allungo. In. Ardha Uttanasana. Flette le ginocchia, srotolo. L'ultimo che sale è la testa. Piedi sotto la linea del bacino. In, salgo, tacco 12, punte dei piedi, S, scendo, Utkatasana, sedia. Inspiro, ginocchio destro al petto, lo facciamo solo una volta. Mani sotto il cavo popliteo, distendo, inspiro, fletto, espiro. Mano destra che prende con l'indice e il medio la luce. Mano sinistra che si porta al fianco. Provo ad aprire il ginocchio lateralmente e se ce la faccio distendere la gamba. Dove arriva, arriva. Non spingete troppo indietro con il ginocchio, in modo da sforzare sotto il cavo popliteo, piuttosto mantenete appena appena il ginocchio flesso. 3, 2 e 1. Rientro. Utkatasana, sedia. Attivate bene la spinta del bacino, di modo da attivare bene l'addominale e il gluteo. In, ginocchio sinistro al petto, mani sotto al cavo popliteo, sotto il ginocchio, inspiro, distendo, espiro, fletto, indice e medio della mano sinistra che afferrano la luce passando dall'interno, mano destra sul fianco destro, apro lateralmente il ginocchio, inspiro, prova a distendere la gamba. Mi raccomando, fate sempre attenzione a non sforzare troppo il ginocchio, piuttosto mantenetelo appena appena flesso. 3, 2 e 1. Rientro. Utkatasana, sedia. Espiro, petto sulle cosce, mani a terra. Allungo in. Ardha Uttanasana. Salto, cammino nella panca. Ola. Porto i piedi verso sinistra, srotolo il braccio destro, piede destro che si porta sopra la coscia, al polpaccio dove arriva. Potete anche provare con la mano destra, con l'indice medio, a provare a prendere la luce e anche qua provare a distendere la gamba verso l'alto. Inespiro, piede destro tra le mani, oh, ginocchio e caviglia allineato, fianco che guarda verso terra. Adesso extravolutate il piede dietro, caricate bene il bordo esterno, mano destra all'interno del piede destro, srotolo il braccio sinistro, guardo verso l'alto, fate finta di avere un muro dietro, guardate verso sinistra o verso il braccio sinistro, spalla destra che passa sotto, vado a cercare l'aggancio. Oh, aprite bene il centro del petto, ammorbidisco le gambe, passo in avanti con il piede sinistro. Da qua possiamo fare come prima, salgo sulla punta e provo a scendere, salgo sulla punta e provo a scendere, se me la sento salgo sulla punta, radico bene a terra tutte e cinque le dita del piede sinistro e piano piano provo a salire mantenendo l'aggancio sotto la gamba. Sguardo in avanti, aprite bene il centro del petto. Oh, se siete riusciti a salire, potete anche provare a distendere la gamba. Per l'uccello del paradiso. Posizione che non ricordo minimamente come si chiama in sanscrito. Oh, e piano piano rientro. Oh, passo lungo, indietro, con la gamba sinistra.
Ah, mano destra che si porta all'esterno del piede destro, punto il piede. In, allungo, S, vado nella panca. Ah, ruoto sul bordo destro dei piedi, srotolo il braccio sinistro. Piede sinistro sopra la coscia, sopra il ginocchio senza spingere. Mano sinistra, indice medio, che provo a prendere l'alluce e provo a distendere la gamba. 3, 2 e 1. Piede sinistro tra le mani. Oh, extra ruota il piede dietro, carico bene il bordo esterno. Mano sinistra all'interno, srotolo il braccio e guardo verso destra. Recuperate un attimo il fiato. Spalla sinistra che passa sotto il ginocchio, provo ad andare a prendere l'aggancio. Oh, aprite bene il centro del petto, non buttate in fuori il sedere, rimanete sempre centrali. Ammorbidisco le gambe, guardo in avanti, piede destro, salve. Da qua posso salire sulla punta del piede e scendere. Va benissimo anche riuscire a salire solo sulla punta del piede e scendere. Salgo e scendo. Se me la sento, posso provare. Prova a radicare bene a terra tutte e cinque le dita del piede destro. Piano piano, prova a salire. Guardo anche l'inquadratura. Oh, aprite bene il centro del petto. Spingete indietro con la spalla sinistra per portare più indietro possibile la gamba. Da qua potete provare a distendere la gamba. Se sentite tanto l'anca alla spalla, rimanete lì, anche con la gamba flessa. 3, 2 e 1. Piano piano rientro, appoggio il piede. Oh no, passo lungo indietro con la destra, rientro in Baddha Pajala Konasana. Srotolo le mani, allungo in, passo lungo e indietro, panca, 8 appoggi, ginocchia a terra, petto tra le mani, ando in avanti, inspiro, cobra, espiro, grande testa in giù, allungo bene, oh, fletto le ginocchia, scendo con le ginocchia aperte, tanto quanto il tappetino, collo del piede a terra, andiamo sui talloni, allungo in avanti, recupero un attimo il fiato. Oh, uscire un po' a destra, un po' a sinistra, rilasso la testa, continuo a camminare davanti con le mani, spingo continuamente indietro con i glutei. Oh. Piano piano se la trovo con la mano vertebrale, continuo a fissare la testa. Lascio andare le gambe in avanti, aiuto sul laterale che è meglio. Mi sdraio a terra, schiena a terra, oh, ginocchia al petto, me le abbraccio, traziono bene le ginocchia verso il petto, rimango un attimo lì, mi godo il mio meritato riposo. Oh. Da qua cosa succede? Passerò con le mani all'interno delle ginocchia e delle gambe. Andrò a prendere il bordo interno dei piedi, mano destra, piede destro, mano sinistra, piede sinistro, e proverò ad aprire le gambe, oh, con la caviglia che rimane allineata con il ginocchio, con il piede a martello, le ginocchia aperte bene verso l'esterno, le spalle che tirano a terra, oh, e sto lì, rimango in posizione. Mi raccomando, fate attenzione ad avere il ginocchio in linea con la caviglia. Oh, provate a flettere un pochino i gomiti per spingere il più possibile a terra le ginocchia. Rimanere in posizione, se volete potete anche un po' oscillare a destra e a sinistra. A seconda di come vi sentite, ascoltate verso il corpo. Se vi sembra confortevole potete oscillare un po' a destra, un po' a sinistra, lo fate, se no potete rimanere fermi. Spingete sempre le spalle a terra, controllate l'allineamento, sempre il ginocchio e caviglia, il piede a martello. E uno, lascio la gamba dei piedi piano
aiuto con le mani, riporto le ginocchia aperte, rimango. Trazzino forte, tiro bene. Se voglio, che mi dà sempre conforto, a seconda di come mi sentite voi, posso appoggiare i piedi a terra, schiacciando i cannellini, portare le braccia lungo le spalle, cadere a destra, rimanere lì, stare al centro, inspiro, cadere a sinistra. Oh. Poi, dopo che avete fatto un po' di movimenti, che vi ho consigliato a seconda di quelli che danno più conforto, dove vi sentite meglio, potete rilassarvi a terra, mettere su una canzone che vi piace o rilassarvi sul divano e fare il vostro rilassamento. Io vi saluto, vi ringrazio, spero che questa storia finisca presto e ho voglia di vedere tutti voi e di ricominciare, immagino come tutti, la vita normale. Un grosso bacio, grazie. Namaste, alla prossima.